Poi tutto a un tratto si è preso, si è alzato, è entrato dentro e gli ha tirato questa bottiglia nel capo ai barista. Sono gli ultimi concitati momenti raccontati da un testimone dell'aggressione di cui è stato vittima nel tardo pomeriggio di lunedì il titolare del bar Il Girasole di via Roma d'Agliana. L'autore è un cittadino marocchino arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato per lesioni personali. Tutto è successo nel giro di pochi minuti nel bar al pian terreno dell'edificio che ospita il Circolo Rinascita. Erano circa le 19 quando l'avventore, 24enne con qualche precedente di polizia e già evidentemente ubriaco, è entrato nel locale tentando di prendere una bottiglia di birra esposta in un frigo. Alle rimostranze del titolare, ricostruiscono i carabinieri, è scattata la reazione dell'uomo che si è scagliato contro il barista, dandosi poi alla fuga. Poi è scappato fuori, ho visto, gli è inciampato, gli è cascato in terra e difatti io ho raccattato i documenti, abbiamo aperto i documenti e io poi glielo ho presi e li ho dato ai carabinieri quando sono venuti. Ecco, il barista poveretto non ha aperto né bocca né niente, poverino. Non ha avuto tempo di reagire. Niente, buttava sangue, faceva pena. I militari del radiomobile di Pistoia intervenuti sul posto hanno rintracciato poco dopo il 24enne nella vicina piazza Gramsci. Qui è scattata una seconda aggressione da parte dell'uomo che si è scagliato contro i carabinieri colpendoli con calci e pugni, prima di essere bloccato al termine della violenta colluttazione. Per il barista, che ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari inviati dal 118, i medici dell'ospedale San Jacopo hanno disposto una prognosi di 7 giorni per la ferita alla testa. Feriti anche i 2 militari del radiomobile, il più grave dei quali ha riportato una sospetta lesione ad un ginocchio.